Buongiorno, inizia oggi un percorso didattico dedicato a Platone, alle sue tematiche fondamentali, principali. Naturalmente non pretendo in questo percorso, che sarà fatto di più puntate, di esaurire in modo definitivo, dettagliato, tutto il pensiero di Platone, ma di dare degli stimoli, di contribuire alla conoscenza, anche dal punto di vista didattico, del suo pensiero, delle sue tematiche fondamentali. Comincio la prima puntata da quella che ho chiamato un'introduzione al pensiero di Platone. Platone, sappiamo tutti, è un filosofo fondamentale nella cultura occidentale, ne è un pilastro, ne è un fondamento. Tutti in qualche modo, o tanti in qualche modo, si sono confrontati con lui, fino anche nel Novecento. Pensiamo ad Heidegger, pensiamo a Marcuse, pensiamo a Popper, anche naturalmente in termini negativi, non solo in termini positivi. Whitehead disse che tutta la filosofia occidentale non erano altro che note a margine della filosofia di Platone. Insomma, Platone come uno dei fondamenti della nostra cultura, della nostra riflessione e di tutta la filosofia occidentale. E in Platone si trovano una grande molteplicità, una molteplicità di spunti, di influssi, di indicazioni, una ricchezza di contenuti, no? Come poi sarà in Aristotele dopo, e come a me viene in mente, poi sarà più molto, molto dopo un intellettuale, un filosofo come Hegel, che ha certamente un rapporto con Platone e ne richiama l'articolazione, la complessità. Quali sono questa molteplicità di temi? Ma certamente in Platone troviamo una dimensione metafisica, con la famosa teoria delle idee, la quale ha come suo obiettivo principale la ricerca di un punto fisso, di un punto stabile, di un punto di riferimento che consenta di spiegare il molteplice. Vedremo in una successiva puntata che la teoria delle idee costituisce e spiega la presenza di una serie di modelli che vivono in una realtà che è l'iperuranio, una realtà che è oltre alla dimensione empirica, con la quale spiegare e dare una spiegazione al divenire, al molteplice, una spiegazione stabile, una spiegazione che si connetta a una dimensione del vero, a una dimensione dell'universale, a una dimensione che sia in grado di andare al di là della relatività dell'esperienza empirica. C'è poi anche, certamente, un aspetto religioso. Aspetto religioso. Platone è una dimensione mistica, una elevazione, una così dell'aspetto spirituale, una ricerca dell'aspetto spirituale, o la centralità dell'aspetto spirituale rispetto a quello materiale, rispetto a quello empirico. Gli dèi danno anche le missioni agli uomini, ci ricordiamo nell'apologia di Socrate. Ma anche il tema dell'immortalità dell'anima, probabilmente influssi orfici. Pensiamo anche alla riflessione di Pitagora, della scuola pitagorica precedente, l'anima immortale e l'immortalità dell'anima. È quella la quale consente all'uomo di accedere in una dimensione ultraterrena, non empirica, non materiale, a dei contenuti che sono preesistenti alla vita materiale, alla vita terrena. Ecco, centralità della questione dell'immortalità dell'anima. Vedremo anche qua, no? L'interesse che ha questo aspetto il Platone, che poi lo ha fatto apprezzare probabilmente anche dal mondo cristiano. Importantissimo è l'aspetto etico-politico. Sappiamo che una delle prospettive del Platone maturo, insomma, del Platone della Repubblica, penso, non del Platone della vecchiaia più così inoltrato, di un'età così intermedia, è quello della città giusta, fondare la città giusta. Città giusta che è fondata sulla verità, perché è la verità che dà la felicità. Qua facile è ricordarsi di Socrate, dell'intellettualismo etico, per cui chi conosce il vero produce il bene, perché il bene nel suo punto più alto rappresenta il vero. Meglio, chi conosce come stanno le cose non può altro che praticarle, e chi conosce la verità quindi non può altro che praticarle. La verità più alta è quella del bene, quindi tra bene e vero esisterebbe in qualche modo una coincidenza, una connessione, un rapporto. La città giusta è l'unica alla quale garantisce una vera felicità, una felicità profondamente fondata nel comportarsi come ci si deve comportare.
Non tutti hanno apprezzato la teoria di Platone relativa alla città giusta, quella che poi è stata chiamata anche un'utopia, il luogo che non c'è, perché non si riferisce a una specifica città, ma appunto è il modello di come dovrebbe essere una città giusta. C'è anche chi non l'ha apprezzata, per esempio Popper ha parlato di Platone come un nemico della libertà, un teorico della società chiusa, e quindi modello, insomma, per così dire, negativo rispetto alla prospettiva di una visione politica basata sulla libertà. Un ultimo tema, ovviamente ho fatto una sintesi dei temi che mi parevano principali, un ultimo tema che non si può non indicare, non citare, è quello relativo all'oralità e alla dimensione del dialogo. In Platone fondamentale è l'aspetto del dialogo, l'apprendimento, il percorso verso la verità, che è un percorso fondamentale per fondare la città giusta, ma anche una vita felice, e avviene attraverso il dialogo. Perché il dialogo e non tanto attraverso lo scritto? E questo vedremo in un'altra puntata, la particolarità di questo aspetto per Platone, essendo stato l'inventore della filosofia come genere letterario. Perché attraverso il dialogo? Perché il dialogo implica un coinvolgimento diretto, implica un confrontarsi, due pietre che si incontrano e producono una scintilla, ma questo può avvenire solo se le due pietre sono lì vicine, se possono dialogare tra di loro, perché solo nel dialogo avviene una messa in gioco diretta e personale dell'interlocutore vicendevolmente. Il dialogo implica una ricerca, un percorso, un coinvolgimento attivo in cui tutti e due si è impegnati a dare qualcosa. Cosa che non può avvenire nello scritto, che può essere qualcosa di passivo. Io in questo vedo un grande stimolo anche didattico di Platone. Se non c'è un coinvolgimento interiore, una condivisione interiore, una condivisione che nasce da dentro e poi parte da un confronto dove assieme si mette in campo un percorso, tutto rischia di essere passivo. Come a volte nella società della tecnica o in altre dimensioni più passive, vediamo che l'apprendimento rischia di non avere quel coinvolgimento che dovrebbe avere. E allora, qual è l'obiettivo della filosofia di Platone? Beh, sono tutti questi assieme, dare un po' una spiegazione del tutto e di tutte le parti delle cose. Ma perché questa spiegazione del tutto? Ma perché l'obiettivo poi di Platone è. Per me l'obiettivo centrale è l'indicazione di un modo di vivere, un modo di vivere che ha come scopo, ha come valenza quello di formare l'uomo. Formare l'uomo per dare all'uomo il giusto modo di vivere, fondato sulla verità e fondato sulla giustizia, fondato soprattutto sull'idea più importante di tutte, fondato sul bene. Andiamo alla Repubblica, il bene è l'idea del bene è quella alla quale deve guidare tutte le cose. E per ispirarci a questa idea che deve essere la madre di tutte le idee, il modello di tutte le idee, perché quando le cose si fanno a fin di bene, in qualche modo hanno sempre un significato, hanno sempre una valenza, ci si può anche sacrificare se è a fin di bene. Per agire a fin di bene bisogna formare l'uomo e formarlo in tutti i suoi aspetti teoretici, pratici, estetici, etici, e avere delle le risposte che servono affinché l'uomo sappia comportarsi nel mondo giusto, nelle varie situazioni, nei vari atteggiamenti. In Platone troviamo assolutamente anche un'importante presenza dei filosofi precedenti, in qualche modo è sicuramente un filosofo che è un punto di arrivo di un percorso che c'era già stato tra il V secolo. Anticristo, è un percorso che era già cominciato, insomma, prima di lui. Si dice che era discepolo di Cratilo, un eracliteo, c'è certamente l'influsso di Eraclito, sia nella presenza di Platone, sia penso al tema del divenire, perché esiste un molteplice un divenire nella comprensione della realtà in Platone, e il tema del divenire era un celebre tema di Eraclito. Appunto, Eraclito parlava di pantarei, tutto diviene, no? Anche per la conoscenza viene in Platone tramite un divenire, c'è anche un divenire nel rapporto tra mondo delle idee e mondo molteplice, c'è la presenza del divenire e del molteplice, d'altra parte le idee sono molte, non è una sola, e quindi c'è una molteplicità. Ma aggiungerei anche, forse ancora di più, il tema della dialettica.
Platone, abbiamo detto, il dialogo, tutti i suoi scritti sono prevalentemente in forma di dialogo, appunto che implica una dialetto, una dialettica, il confronto tra ragionamenti contrapposti che si mettono in rapporto uno con l'altro, che si confrontano. Non si può però non vedere anche un contributo, un riferimento a Parmenide quando definisce le caratteristiche delle idee, cioè le caratteristiche dell'essere, di ciò che è. Le idee hanno le caratteristiche un po' che Parmenide aveva dato alla definizione di essere, eterne, uniche, unitarie, così non contraddittorie. Forse con questa differenza che l'essere in Parmenide era uno solo, e le idee sono molte, quindi. Un po' accennato anche prima, la visione del non essere come diversità e certamente anche una certa stabilità delle idee e della realtà di cui aveva parlato Parmenide. Le cose sono stabili e l'essere è una caratteristica di stabilità, anche se, ripeto, in Platone le idee sono molte e quindi c'è questa diversità tra un'idea e un'altra, una non è un'altra. Ma poi, come non ricordarsi anche di Pitagora, perché alcune di queste idee che sono. Rivedremo appunto in una puntata specifica, costituiscono la teoria metafisica di Platone. Alcune di queste idee sono idee di natura matematica. C'era scritto nell'Accademia, nella scuola di Platone, non entri qui chi non conosce, non ha facilità di apprendimento della matematica. Ecco, perché alcune di queste idee, anzi le idee, forse quella che più spiega la realtà, il molteplice, la dimensione. Vedremo che cosa significa della dianoia, cioè della spiegazione razionale della realtà, è composta da idee matematiche. E anche Pitagora, no? Ci ricordiamo la ritmogeometria, per cui tutte le cose sono composte da punti e numeri, e quindi la matematica è un elemento per decifrare il molteplice fondamentale. Con tutte le diversità del caso, almeno viene in mente la famosa frase di Galileo nel Saggiatore, dice che tutta la realtà è scritta con un linguaggio matematico. E chi conosce la matematica, non può decifrare la realtà, non può entrare nel mondo della realtà. I sofisti, sicuramente vi sono elementi di grande diversità, ma certo anche il mondo sofista ha spostato la ricerca dall'esterno all'interno, come dire, ha posto l'uomo al centro del processo conoscitivo. In questo io vedo un rapporto anche col mondo sofista, nella centralità dell'uomo e anche nell'importanza della retorica, della dialettica e di quelle dimensioni del confronto orale che nella sofistica, visti erano esperti di retorica, insegnavano a pagamento, che nella sofistica avevano una loro importante presenza. Certo, la diversità è che la prospettiva di Platone è la verità, perché si vuole formare l'uomo alla verità, la prospettiva invece dei sofisti è l'utile, la potenza, il più, il conveniente, l'opinione. Diceva Protagora che di qualsiasi idea si possono avere almeno due opinioni, sì, ma perché la prospettiva è l'opinione, non c'è la prospettiva del vero, dell'essere, come avrebbe detto Parmenide. Ogni uomo è metro di misura di quello che è, non c'è una misura unica per tutti. Ma infine Socrate, ma rimane per me, per quello che si sa anche di Socrate, rimane un riferimento fondamentale, insomma, Platone per gran parte è comunque l'erede di Socrate, perché da lui riprende il tema della morale, la formazione, l'obiettivo della filosofia, abbiamo detto, formare l'uomo affinché sappia vivere nel modo giusto e nel modo vero, nel modo buono. E per formare l'uomo ha bisogno dei concetti. Qualche modo, no? Un po' leggendo Aristotele, sembra di capire che Aristotele, che Socrate è l'inventore dei concetti, cioè della risposta al che cos'è delle cose. Si parla di bello, ci si chiede ma che cos'è il bello, si parla di buono, ma che cos'è il buono? Ecco, Socrate ha posto queste domande e ci ha detto che la ricerca va nella direzione, nella prospettiva del concetto, nell'individuazione del concetto, che è la risposta.
esti in greco al che cos'è. E se forse allora possiamo dire che Platone è, in questo senso, è l'allievo di Socrate, perché dà la risposta al che cos'è, dà i contenuti al concetto, alla domanda del concetto, ai concetti che Socrate aveva solo posto. D'altra parte, Platone deve dare dei contenuti, perché se deve formare l'uomo e indicargli quali sono i modi di comportamenti per vivere bene, deve, anche nel mondo politico, beh, deve avere dei contenuti da indicare all'uomo, perché l'uomo deve sapere come comportarsi in un modo piuttosto che in un altro, no? Questi contenuti devono esserci. Concludo questa introduzione con alcuni cenni alla vita. Noi qui, questi nostri così momenti di riflessione non la trattiamo, non la tratteremo in generale, ma vi sono alcuni aspetti che non si possono saltare, perché servono a comprendere meglio la figura di Platone. Beh, intanto Platone è un aristocratico, nasce ad Atene, il suo vero nome è Aristocle, e Platos è un soprannome, no? Che significa largo. Probabilmente fa riferimento alla sua corporatura, no? Alle sue spalle, forse al fatto anche che praticava ginnastica, no? Ma quello che ci interessa è sapere, vedere che, essendo nato da famiglia aristocratica, aveva dei rapporti di amicizia, aveva dei rapporti di conoscenza con i 30 tiranni, che sono stata un'esperienza aristocratica, no? Ad Atene. Periodo c'era lo scontro tra Atene e Sparta, e probabilmente l'influsso spartano aristocratico, no, ha influenzato certi elementi e certi politici di Atene. Questa è stata questa esperienza aristocratica dei 30 tiranni, cui c'era anche un suo familiare, no, pare dentro, Crizia, no? Ma poi dopo la delusione sua verso i 30 tiranni e verso la loro esperienza. Subito arrivarono i democratici, lui si aspettava che i democratici risolvessero, superassero l'episodio negativo rappresentato dai 30 tiranni, ma invece subito la grande delusione verso i democratici, perché uccisero quello che lui definì il più giusto degli uomini, cioè Socrate, cioè uccisero il filosofo. Da qua ci serve a capire un parametro di giudizio di Platone. Giudica i governanti a seconda di come trattano il filosofo, cioè a seconda di che rapporto hanno con la verità. Questo è molto interessante, no? Vedremo il capitolo, la lezione dedicata alla Repubblica, la Città Giusta, per me di grandissimo interesse e di grandissima attualità anche oggi. Ad Atene fonda l'Accademia, abbiamo già detto, una scuola che ha nella matematica e nella teoria delle idee una base fondamentale, lo studio della teoria delle idee, che poi avrà molti, molti seguaci, discepoli, continuerà anche dopo Platone. E non si può non citare, alla fine, la sua esperienza dei tiranni di Siracusa, Dionigi il Vecchio prima e Dionigi il Giovane dopo, dove proverà a realizzare le sue teorie, ma con scarso successo, anzi andrà male sia con il padre, sia con il figlio, sia con Dionigi il Vecchio, sia con Dionigi il Giovane. Questo così fu forse un elemento che rattristò la sua vecchiaia, ma forse anche un elemento che lo portò a una modifica di certi contenuti, di certe idee, no? E di certe sue prospettive, no? Morì ad Atene a 80 anni, ma certo la sua presenza rimane, abbiamo detto, no? Ben al di là della sua vita così terrena. Ecco, io spero di essere stato chiaro, di avere dato qualche elemento di conoscenza, di stimolo, di riflessione a questa mia introduzione. Vi aspetto comunque alle prossime puntate, dove tratterò in forma schematica, in forma sintetica, in forma didattica, alcuni temi della filosofia di Platone. Allora vi ringrazio, e grazie per avermi seguito, e a presto.